Oggi voglio affrontare con voi il tema del dolore ginecologico, in quello che sono i tre elementi essenziali di questo dolore: il dolore da mestruazione, quindi la dismenorrea, il dolore da endometriosi e il dolore da la vulvodinia. Sono tre capitoli apparentemente separati, dove la cannabis può giocare un suo ruolo positivo. La dismenorrea, noi sappiamo che questa è dovuta a un alterato equilibrio tra quelli che sono gli ormoni femminili, gli estrogeni e il progesterone, che durante il ciclo mestruale hanno la loro fluttuazione. E sappiamo che durante la fase progestinica le cellule dell'endometrio producono una grande quantità di recettori endocannabinoidi. Quindi questo giustifica il fatto che noi potremmo utilizzare, che noi possiamo utilizzare la cannabis in quanto a questi recettori. Ma perché? Perché in questa fase, nella fase diciamo così progestinica delle mestruazioni, la membrana cellulare è sottoposta a uno stress per cui i fosfolipidi di membrana vengono trasformati in acido arachidonico e in fattori che attivano le prostaglandine. L'acido arachidonico a sua volta si suddivide poi ancora in leucotriene e prostaglandine. Tutto questo gran movimento è dovuto alla produzione di una fosfolipasi che si muove, viene attivata proprio da recettori che sono sensibili al progesterone. Ora, noi sappiamo che la cannabis blocca questa attività, blocca quindi la cascata chinasica della PKC e blocca l'attività della fosfolipasi, oltre che bloccare anche l'attività dell'adenilatociclasi. Quindi la cellula in qualche modo viene messa a riposo. E i fosfolipidi di membrana vengono utilizzati diversamente, quindi non entrano a produrre fattori per l'infiammazione. Questo fattore qua ci serve perché utilizzando i cannabinoidi, quindi utilizzando la cannabis, noi possiamo bloccare questa cascata pro-infiammatoria e quindi ridurre quello che sono i fenomeni dovuti diciamo, a un ciclo mestruale in qualche modo alterato. Ricordiamo che insieme al dolore sono presenti altri sintomi, la nausea, il vomito, l'insonnia, quindi sono tanti i fattori che possono intervenire. Quindi noi blocchiamo i recettori CB1, i recettori CB2, i recettori vanilloidi, TRPV1, che sono sovraespressi durante questa fase del ciclo. Uguale nell'endometriosi, dove di fatto sono cellule dell'endometrio che si trovano in zone dove non dovrebbero normalmente stare, che danno una serie di problemi più o meno gravi. Quindi i cannabinoidi possono essere utili insieme ad altre terapie per trattare questa tipologia di problemi. Ovviamente nel dolore di tipo mestruale, quando il dolore dura pochi giorni, si può pensare a un utilizzo di cannabinoidi sotto forma inalatoria, quindi inalarli con appositi vaporizzatori. Durante questi giorni la donna può assumere, può inalare la cannabis e quindi risolvere la sua problematica dolorosa. Nella fase invece, nei pazienti con endometriosi, io associo sempre gli oli, quindi oli di cannabis, che vengono presi quotidianamente durante la giornata per tutto, diciamo, il periodo, insieme poi agli endocannabinoidi e alla cannabis per via inalatoria nella fase acuta. Altro discorso è la vulvodinia. La vulvodinia è qualcosa che ancora oggi noi non conosciamo bene. Sappiamo che c'è questo dolore vulvare, talvolta è secondario a degli stimoli locali, altre volte invece è mantenuto come un vero e proprio dolore neuropatico. In questi casi qui l'utilizzo locale di cannabis, quindi cannabis che può essere sotto forma o di ovuli vaginali oppure sotto forma di creme vaginali topiche, può essere di grande utilità. Anche in questo caso l'utilizzo della via inalatoria è estremamente efficace, soprattutto in previsione di rapporti sessuali. Quindi, prima del rapporto sessuale, l'utilizzo della cannabis permette, diciamo, in qualche modo di spegnere questi dolori e quindi permette diciamo, un rapporto sessuale normale. È mia esperienza, devo dire, ho alcune pazienti che sto trattando in questo modo con dei risultati che sono soddisfacenti.